Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Noi siamo Danny e Shu. Siamo tornati in questo nuovo video e oggi parleremo delle persone più cattive della storia. Sia da ladro, sia da assassino, sia da scienziato pazzo. Parlo tutte queste qua. Attenzione, mi farà morire di più. No, scherzavo. Vabbè, cominciamo. Chiediamo la visione dei più piccoli. È vero, perché forse un po' così. Allora, numero 5, il vero Barba Blu. Vero Barba Blu. Il suo vero nome è Gilles de Reis, 1404-1440. Fu talmente cattivo da finire in una fiaba. Pare infatti che sia stato proprio lui fonte di ispirazione dal personaggio barbuto Uhoricida di Charles Perrault. Però de Reis non decapitò nessuna moglie, ma fu pedofilo assassino. Ex eroe di guerra al fianco di Giovanna d'Arco, crebbe nella corte di Carlo VII di Francia dopo la morte della famosa Pulcella d'Orléans. Si dedicò ad attività ben diverse come l'alchimia e il farsi procacciare dai suoi servi giovani contadini e mendicanti in cui poterne abusare per poi disfarsene. Fu condannato a morte colpevole di piaga. Questo è il mio preferito, Jack lo Squartatore. Jack lo Squartatore, famosissimo, anonimo, non si sa il suo vero nome. Visse nella seconda metà del 800. Nel 1888 seminò il panico totale nel East End, zona malfamata di Londra. Eppure, questo famoso serial killer della storia non ha ancora un'identità, nonostante mille ipotesi. Alcuni criminologi hanno ipotizzato si trattasse di Albert Victor, nipote della regina Vittoria, che in quei luoghi aveva contraffatto la sfida, le sifilide. Forse una forma di odio o vendetta? Tutte e cinque le vittime erano prostitute e l'assassino le uccideva tagliando loro la gola, accecandosi in seguito sugli organi interni, il che indusse a pensare ad un medico. Molti furono i mitomani che si autoaccusarono, ma il misterioso omicida attirò l'attenzione su di sé quando inviò anonimato una lettera recapitata a Scotland Yard firmata Jack the Ripper, ovvero Jack lo Squartatore. Altra indiziata fu Amelia Dyer, detta Jill the Ripper, poiché operò nel medesimo periodo, solo che per quest'ultima le vittime scelte erano per lo più bambini. Li adottava per intersecare soldi, per poi ucciderli o lasciarli morire di fame. Numero 3, la sponificatrice. Leonarda Canciulli, penso sia italiana, 1893-1970, molto recente. Le sue vittime furono solo tre, ma il trattamento che riservò ai cadaveri entrò nella storia del crimine. Oh mio Dio, penso che arriva qualcosa di stomachevole. Come lei stessa raccontò al processo in una certa fierezza, il mischiava soda caustica per trasformarli in saponi profumati. Con il loro sangue invece impastava dolce, offriva gli ospiti. Figlia non voluta, la madre era stata stuprata e poi costretta a sposare il volente dittatore. Leonardo ebbe un'infanzia terribile durante la quale tentò più volte il suicidio. A 21 anni sposò un impiegato trasferendosi a Bologna nel 1930. Il matrimonio diventa una apprezzata cartomante, attività che le consentì di ricevere più informazioni dalle sue vittime. Il movente dei suoi omicidi ancora non è chiaro. Se per denaro rubava solo soldi e gioielli, o forse, come dichiarò, si trattò di sacrifici umani per evitare che l'amato figlio maggiore fosse chiamato dalle forze armate. In guerra morì 77 anni al manicomio di Pozzuoli, Napoli, dove fino all'ultimo preparò gustosissimi dolci. Ok, numero 3. 3 o 4? Numero 3. 2. Mister Satan. Charles Manson, 1934, ancora vivente. Un capo spirituale dallo sguardo satanico, stiamo parlando dell'americano Charles Manson, considerato il più carismatico fra i serial killer. Da adolescente mostrava già un animo turbolento, tanto che finì presso in prigione in Virginia, dove fu vittima di ripetute violenze sessuali da parte dei detenuti. Uscì dal carcere a 33 anni, nel pieno del movimento hippie degli anni 60, e dotato di un eccezionale carisma innato. Raccolse intorno a sé una cinquantina di seguaci, soprattutto donne,
chiamato The Family. Con questi seguaci si recò, probabilmente animato, da sentimenti di vendetta alla villa Terry Melcher, un produttore musicale che si rifiatò di lanciarlo nel mondo della musica. E invece vi trovò Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski, che assassinò brutalmente. Seguirono questi altri massacri di ricchi americani, col cui sangue scriveva Death to Pigs, morte ai porci. Fu condannato a morte nel 1970, pena che poi commutata in ergastolo, e dirà ai giudici che l'unico rimorso è di non essere stato abbastanza cattivo. Numero 1. L'assassino gentiluomo. Henri Désiré Landru. Anzi, questo qua sarà la numero 2, perché voglio fare la top 6. Landru adescava molte donne attraverso questo annuncio che pubblicava sui giornali. Signore 45enne con una rendita di 4.000 franchi dovrebbe sposare signore di età in situazione economica analoga. E quei 300 donne che risposero a questo annuncio si trovarono di fronte a un uomo elegante e dei modi gentili che faceva intravedere loro la possibilità di un matrimonio. Landru puntava le più ricche e sole e ne condusse una decina alla villa che aveva affittato nei sobborghi di Parigi, dove le convinceva a firmargli una procura per poter disporre dei loro soldi. A quel punto le strangolava e si sbarazzava di loro corpi bruciandoli nella stufa della villa. Fu proprio l'odore di carne bruciata a tradirlo. Venne arrestato nel 1919 con l'accusa di truffa, l'assassino di 10 donne più un bambino che andava al seguito con una di loro. Durante il processo negò tutto senza mai perdere il contegno, nemmeno di fronte a prove schiaccianti come resti di ossa e denti trovati all'interno del suo giardino. Fu condannato alla ghigliottina. Numero 1. Il mostro di Brooklyn. Conosciamo tutti Brooklyn. Albert Fish, 1870-1936. Si vantò di aver molestato più di 400 bambini e di averne uccisi più di 100. In realtà gli omicidi accertati furono 5, ma Fish li eseguì con tale affertezza da figurare tra i serial killer più famigerati di sempre. Torturava e smembrava i corpi per poi cibarsene. La sua infanzia non fu delle più felici. Crebbe in un orfanotrofio tra le torture, soprusi morali e fisici, e presto scoprì un piacere perverso, sado, masochista per le violenze. Crescendo frequentò con molta assiduità le toilette pubbliche, sia per veiorismo sia per praticare la caprofagia. Si cibava di feci e urine, ma le sue perversioni aumentavano con il passare degli anni. Nei bordelli chiedeva di essere frustato, in altre circostanze invece violentava ragazzi e abusava di bambini, specialmente di colore. Al processo la sua difesa chiese l'infermità mentale, ma il giudice che lo ritiene sano di mente lo condannò a morte. Un attimo prima di morire, seduto sulla sedia a letto, pronunciò queste parole: questa è la suprema emozione della mia vita. Gesù Cristo. Ora questo qua sarà diviso in due parti. Quindi questa qua è la parte 1. E questi qua sono solo i top 6, una top 10. Pensate che robe! Allora, qual è stato l'assassino che vi ha fatto più impressione? Scrivetelo giù nei commenti e lasciate like e iscrivetevi. Adios!